toute la création t'adore. Tu es le véritable au-dessus de tout. Però
Dio scrive sempre il diritto. Sono noi che scriviamo come vogliamo, perché non abbiamo una fede grande, giusta, non ci affidiamo al buon Dio. E Dio sa consolare i suoi che credono, che si affidano in Lui. Dio ha visto come e quando questi due santi, Gioacchino e Maana, erano afflitti perché per la mancanza di prole. E così che è venuto l'angelo di Dio per dare la buona novella che il Signore, al quale nulla è possibile, che loro potevano avere, avrebbe concesso nella vecchiaia la anima, concesso il più bello fiore del mondo, dell'umanità, il più bello fiore dell'umanità, che è Maria, che ci ha dato il Salvatore Gesù. La fede di questi due è per noi modello. La fedeltà loro per noi è un modello. E quindi se ci affidiamo al Signore, se abbiamo fiducia in Dio, non possiamo mancare nulla. Basta credere, basta affidarsi nel Signore e tutto è possibile. Per noi l'impossibile esiste, per Dio no. Questa è la fede e basta, bisogna credere. Noi a volte siamo stanchi anche di pregare, a volte siamo stanchi anche di pregare, dimenticare anche Dio, perché non vediamo al primo momento il risultato positivo, ma Dio fa, agisce piano piano per quelli che lo temono. Credere in Dio è per noi oggi l'esempio che possiamo tirare nella festa di Gioacchino e di Anna, che hanno messo la loro fiducia in Dio. Come cristiani della nostra comunità, della Sacra Famiglia, cristiani di questa piccola frazione che hanno come padrone Anna, Anna dovrebbe essere per noi un modello di fede, di fiducia in Dio, un modello di sapere rendere grazie al Signore per il suo amore per noi, che è per sempre, per coloro che lo temono. Dio non dimentica mai i suoi, il grido del povero, mai. Non dimentica il grido del povero. Per quello il Vangelo di oggi dice: beati i vostri occhi, siete voi, siamo noi, siamo beati, perché noi vediamo quello che gli altri non vedono. Noi vediamo con gli occhi di fede. Noi crediamo che Dio fa tutto e bene per noi, perché abbiamo la fede. Beati voi, perché i vostri orecchi ascoltano la voce di Dio che parla piano piano negli orecchi dei credenti. Dio non dimentica mai il grido del povero, il grido di coloro che contano su di Lui. Lasciamoci
guidare a Dio. Vediamo questi due coniugi che hanno vissuto insieme, ci sono accettati l'uno all'altro nella vecchiaia e hanno vissuto bene. È un modello di fede, un modello di credere in Dio. Non possiamo avere paura di avanzare, di affrontare anche il pericolo, il male, affrontare tutte le tentazioni che ci avvicinarono di noi, perché Dio è lì che ci ascolta e che risponde positivamente a tutte le nostre preghiere e suppliche. La nostra salvezza è nel nome del Signore, la nostra salvezza è nel nome del Figlio di Maria, che è il nostro Salvatore. Sia lodato Gesù Cristo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Amen.